Vittoria sofferta per il Notaresco che approfitta di un infortunio del portiere Azzeni per sbancare il capo i prati di Fiuggi. Formazione tipo per Epifani che in avanti si affida al tridente Olcese, Banegas, Marchionni. 4-3-1-2 per Incocciati che conferma Basilico come trequartista mentre c'è l'esordio dal primo minuto per Fall in attacco. Il Notaresco non approccia bene la partita e rischia subito di pagare dazio al quarto d'ora, ma il calcio piazzato di Basilico non ha la giusta forza e finisce fuori. Massimo Epifani non è contento e cerca di scuotere i suoi, ma vicino al gol vanno ancora i padroni di casa sempre con Basilico, ma questa volta al dire di no al capitano ce la traversa. Per vedere il Notaresco pericoloso dobbiamo attendere la mezz'ora, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione svetta più in alto di tutti Speranza, ma la sua spizzata non trova la porta. Continuano a faticare i rossoblù che devono fare i conti anche con la sfortuna. Al minuto 42 Blando accusa un problema muscolare, così Epifani al suo posto manda in campo Massarotti. Gli abruzzesi provano a chiudere a sorpresa in vantaggio la prima frazione di gioco, ma la punizione di Frulle è respinta da Falle nei pressi della linea di porta. Con gli stessi 22 in campo la ripresa vede subito pericoloso il Notaresco che dagli sviluppi di un corner calciato da Frulla Bianciardi fa valere i suoi centimetri, ma la mira è imprecisa. Vive un altro piglio la ripresa della formazione rosso-blu che si distende in ripartenza al tredicesimo con Banegas, il quale serve la corrente Marchionni che impegna in corner Azzeni. Il Fiuggi sterile nella ripresa si fa vedere in avanti al 28esimo con una conclusione di Papa Serio salvata in corner da Speranza. Passano 2 minuti e il Notaresco si divora una ghiotta occasione. Dos Santos appena entrato allarga per Marchionni, ma il cross dell'esterno viene cestinato incredibilmente fuori dallo stesso Dos Santos. Al 36esimo il vantaggio ospite, retropassaggio di Del Duca verso Azzeni, il quale commette un errore nello stoppare la sfera che finisce la sua corsa in fondo al sacco. Il Fiuggi accusa il colpo e fatica tantissimo a trovare Pertuggi per il pareggio, da notare solo una conclusione di Foglia che si perde alta sopra la traversa. Al triplice fischio finale, gioia in casa Notaresco che con questo prezioso successo si porta a soli 2 punti dal campo basso. Sì, sono 3 punti importantissimi in un campo difficile. Il primo tempo sapevamo che loro, specialmente in casa loro, giocano bene. Abbiamo faticato perché accorciavamo un pochettino il ritardo. Arrivavamo sempre fuori tempo e un paio di volte ci siamo trovati in difficoltà. Poi il secondo tempo invece la partita è cambiata. E abbiamo fatto molto molto meglio, abbiamo creato qualche occasione da gol e poi siamo stati premiati per gli ultimi 25 minuti, mezz'ora che abbiamo alzato il ritmo e siamo stati fortunati sul gol, ma credo che abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti dove potevamo segnare prima. Quando è stata importante questa vittoria? Quando è importante poi per ritrovare quella fiducia che vi è mancata un po' nelle partite scorse? Le partite scorse abbiamo pareggiato con la partita con domenica scorsa con il Tolentino, con una squadra molto sgorbutica da incontrare, però veniamo da un trend importante. Oggi era una partita difficile sotto l'aspetto psicologico, perché venire qui a Fiuggi e vincere era importante, ma più che altro per la testa, perché poi, da quello che ripeto sempre, il campionato è lunghissimo, ci saranno tante sorprese da qui alla fine, perché i risultati dicono questo, ma anche le squadre che si incontrano dicono questo, perché oggi siamo venuti qui in un campo difficile contro una squadra che all'inizio dell'anno era partita per primeggiare lì davanti, adesso si ritrova lì sotto, però ha giocatori di qualità, giocatori che ti possono mettere in difficoltà sempre, e quindi è un campionato, come ho detto all'inizio dell'anno, un campionato equilibrato in alto, e quindi puoi perdere con tutti e puoi vincere con tutti, quindi chi terrà più botta, ci riusciremo a fare più punti possibile da quella fine, sicuramente arriverà in fondo con un grande risultato. Direi anche il secondo tempo noi eravamo forse meno brillanti, però abbiamo comunque avuto in mano il gioco, potevamo passare anche al secondo tempo. E poi, come avete visto, siamo stati penalizzati da un errore non terreno, evidentemente arriva da qualche altro punto. Ma a prescindere da questo, insomma, io ho detto ai ragazzi, non ho nulla da rimproverare, insomma, una squadra che ha giocato con intensità, con organizzazione, ha calciato in porta, ha reso difficile la gestione della fase di non possesso agli avversari, e ricordiamo, insomma, stiamo parlando del Notaresco che è secondo in classifica, quindi c'è poco da dire se non il rammarico e la rabbia. Purtroppo devi tornare dentro lo spogliatoio e renderti conto che hai perso una partita immeritatamente, quindi noi ormai siamo abituati, perché le ultime 4 partite abbiamo raccolto 2 punti
giocando sempre noi,